quindi qualche annuncio. Come ben sapete, sabato prossimo vi è dunque la giornata della regalità di Gesù Cristo a Reggio Emilia, tenuta dai Modena, tenuto dai fratelli dell'Istituto Madre con i Consigli, e dunque organizzatevi le macchine, qui sicuramente sarà a disposizione anche il pulmino, ma forse ci vuole ancora un conducente, ad ogni modo mettetevi d'accordo. Inoltre anche ringrazio ancora la generazione generosa partecipazione da parte vostra, da qualcuno di voi in particolare, per la cura delle pulizie, del mantenimento della cappella, i fiori, e anche per le pulizie fatte in canonica tutto ieri. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, il rendiconto del Re con i suoi servitori è quello che Santa Madre Chiesa verso la fine dell'anno liturgico fa anche con noi. Siamo la 21ª domenica dopo Pentecoste, dunque la ultima domenica dopo Pentecoste, quella dei fini ultimi, della fine del mondo, del giudizio universale, si avvicina per tutto il mondo, come si avvicina per ciascuno di noi nel momento del suo giudizio personale, che è quello della morte individuale, personale di ciascuno di noi, nella quale anche dovremo dunque rendere conto soprattutto di un dono che abbiamo ricevuto da Dio, e quello è Lui stesso, e Lui stesso con la sua grazia, con la sua carità, con il perdono del peccato originale che ci ha concesso in credito gratuito al momento del nostro battesimo, e poi le infinite, innumerevoli grazie date, proposte durante tutta la nostra vita. Ed ecco che dunque questa parabola risponde all'ordine datoci dal Signore: ricercate prima il regno dei cieli e tutto il resto vi sarà dato in sovrabbondanza. E cos'è il regno dei cieli se non un Dio creatore e redentore che, oltre a festeggiare il fatto dell'esistenza, festeggia anche con le anime il fatto della redenzione, del perdono del loro peccato, dei loro peccati, e questo in tutta eternità, e nel suo Figlio che si è fatto uomo, che si è unito in nozze con la natura umana per fare le nostre veci nell'espiare i peccati, e facendo questo non rimettere solo il debito, ma anzi aggiungere, aumentare ancora il credito, perché con la redenzione un battezzato è in uno stato più felice che non lo era Adamo ed Eva prima di cadere, perché l'anima redenta in cielo gioisce e ha una gloria ancora più grande di quella che non era quella di Adamo e di Eva prima del peccato originale. Il regno dei cieli, dunque. E certamente spesso e volentieri, e anche oggi ripeteremo il succo di tutto il Vangelo, che sta nella preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo, Lui stesso, il Padre nostro. E certamente le beatitudini e i doni dello Spirito Santo che corrispondono e che vanno appresso o che sono concomitanti di queste preghiere. Non è difficile
a indovinare che in questa domenica, con questo Vangelo, con questa parabola nella quale ci viene chiesto di rimettere ai nostri debitori di cuore. Perché, come ogni anno ricordiamo, ci insegna la Chiesa in questa notte nelle letture, Dio non accetta il cancellare chi mi ha offeso. Dio non accetta, io non ho niente contro di lui, stia dov'è, Dio lo vede lui, per me la cosa è finita qua, basta. No. Dio non accetta questo. Però spesso noi facciamo così. Vabbè, non dico niente, stai zitto, via, basta. Non ti riproverò niente, finito così, finita là. Non ci penso più. Non è questo che chiede Dio. Dio chiede una remissione di cuore. E lì vediamo ogni anno, che come negli allenamenti, quando si salta la stanga, passando le settimane e mesi, la stanga viene messa sempre un po' più alto. Poi ci si rende conto che c'è quel momento dove, saltando la stanga, cade sempre giù. E quella stanga di quel perdono di tutto cuore cade sempre giù. E pertanto quella però bisogna superarla. Perciò nella domanda, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, vi va di pari passo la beatitudine della misericordia. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Possiamo semplicemente, specularmente, cambiare le beatitudini in maledizioni. Maledizioni, maledetti quelli che non sono misericordiosi, perché non avranno misericordia. E qual è il dono dello Spirito Santo che corrisponde poi a questa beatitudine? È un dono di riflessione. È quello che rimprovera il re a quel suo servo. Ma scusa, io ti ho rimesso tutto il debito, 10.000, e tu 100 non le rimetti? Non sarebbe stato più intelligente da parte tua rimettere lui 100, siccome io ti ho rimesso i 10.000? E così, vedete, il dono dello Spirito Santo è quello del consiglio. Un dono che abbiamo ricevuto il giorno della nostra cresima tutti, e di cui poi dovremo rendere conto. E ancora una volta, Dio non accetterà le nostre scuse. Guarda, io non avevo niente contro di lui, però io ho chiuso. No. Io ti ho chiesto di perdonare. Io ti ho chiesto di amarmi. Sì, però io non ti ho fatto neanche niente di contro, io non ti ho servito, non ti ho amato, però non ho mai detto, anzi, magari se qualcuno ha parlato male di te, però io contro di te non ho fatto niente. Mi dispiace, io non chiedevo a te neutralità, io chiedo a te positiva adorazione di Dio che io sono e di ringraziamento di tutto cuore di averti salvato. Importante attuare adesso, finché siamo in vita, questi doni dello Spirito Santo per consigliarci, entrare in camera di consiglio di noi stessi e poi chiedere la grazia, soprattutto nella Santa Comunione, di superare quell'ostacolo di perdonare di tutto cuore. E sicuramente sta il cuore del Regno dei Cieli, che poi certamente ha ancora il dono dell'intelletto, che ci fa vedere Dio, che ci fa conoscere il vero, distinguerlo dal falso, il bene distinguendo dal male, e poi anche certamente riconoscere il bene apparente come male, il vero apparente come falso, e poi il male apparente come bene, e la verità negata come la verità. Questo è il dono dell'intelletto.
se i cattolici avessero con fervore e con impegno quotidiano richiesto per esempio questo bene anche dell'intelletto. La scena di un Paolo VI santificato non esisteva. Assolutamente. Perché il mondo cattolico sarebbe insorto. Come era insorto ai momenti della rivoluzione francese? La più semplice popolazione, come i più dotti principi? No, questa non è la religione cattolica. Ci tolgono il regno dei cieli. La rivoluzione francese ci toglie l'onore di Dio. È il più potente esercito che ha combattuto contro la rivoluzione. Aveva un solo slogan. Abbiamo una sola paura al mondo, è di offendere il nostro Signore. No, Parigi ci toglie, ci farà pagare delle tasse, noi vogliamo avere qui la nostra... No, no, abbiamo una sola paura, offendere nostro Signore. E in nome di questo impugniamo la forca. Cercate prima il regno dei cieli e tutto il resto vi sarà dato in sovrabbondanza. Perciò, beati i poveri di spirito. Perché sono poveri di spirito? Perché cercano solo il regno dei cieli. Una sola cosa fra una miriade di situazioni, cose nel mondo. Una sola cosa. Povero sei, però beato, perché cerchi unicamente il regno dei cieli, quel Dio, creatore, redentore, che si è incarnato e che in più è qua, nei sacramenti, nel catechismo, nel rosario, nelle preghiere. Povero se cerchi solo quello. Povero se lasci stare tante cose e vieni perfino ogni giorno a messa. Povero te! Povero, beato! Povero. Povero, beato! Maledetto ricco, che sei preoccupato di mille cose e a fatica, se è, domenica vai a messa, a fatica se ce la fai, reciti contro voglia un rosario. Povero, maledetto ricco. Beato, povero, che sospiri il momento di poterti liberare dal lavoro e pregare il tuo rosario, recitare le tue preghiere. Beato, perché hai il dono di amare Dio e siccome lo ami e lo desideri e perciò sei contento di fare le tue preghiere. Non è che ci vuole molto. Beati i poveri di spirito. E cosa hanno loro come dono che li spinge? Il timore di Dio. Dio è creatore. Dio è sovrano assoluto. E quale più grande e primo compito di un educatore se non infondere nell'animo, nel corpicino dei piccoli appena che iniziano il timore di Dio. E non è una cosa da poco. Il bacino mandato a Gesù precede, ed è bellissimo e commovente, genitori con i bambini appena nati che mandano il bacino a Gesù, alla Santa Vergine, ed è questo molto bello. Ma il grande momento è quando il bambino realizza Dio è creatore. Dio sta persino al di sopra di papà e di mamma. Qua le cose si fanno grandi e serie. E io non posso dire le bugie perché Dio mi vede. E non posso rubare perché Dio lo vede. Allora i bambini, una volta così, se hanno questo in testa, la domenica mattina, già in macchina, si raccolgono e il loro stare zitti in chiesa avrà un valore infinitamente superiore al muto adulto, che magari questi sentimenti non li sviluppa, che li risvegli insegnandoli, aiutandoli.
beati i poveri. Sì, dunque, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Questo è la ricchezza del povero. E questa è la maledetta mancanza del ricco in spirito. Che sa di Dio, parla di Dio, ma non ha nessun desiderio di santificarlo. Maledetto ricco psicologicamente, affettivamente, intellettualmente, concettualmente ricco, maledetto. Invece, beato quello che ha come primato questa realtà e questo desiderio vivo e che poi richiede il regno. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno. E lì è il grande momento, vedete, dell'adorazione. Come il servo o il militare che a un punto dice, attenti, capo, parla, dimmi cosa devo fare, lo faccio. Ubbidisco. Il mite però lo fa con quell'atteggiamento di riconoscimento che si sta sottomettendo a un Dio, non a una persona, e perciò lo adora. Questa è la mitezza, il dono la beatitudine della mitezza, che è poi quella la pietà. Il dono di pietà dello Spirito Santo è una cosa estremamente virile e forte. Non è solo le manine giunte, una testolina inclinata, con un sorriso agrodolce. Quello non è la pietà. La pietà è l'anima timorosa di Dio che dice, di tu, e io faccio. E poi però è anche generosa, perché poi aggiunge, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Perché io ho già capito che noi abbiamo sbagliato in Adamo ed Eva. Io ho già capito che quando farò la tua volontà, non me la passerà liscia, avrò da soffrire. Infatti, io già piango. Io piango perché so il male che ho fatto, so i peccati che ho fatto e so quanto la tua volontà mi costerà. Come San Paolo, dopo tutta l'illuminazione che ebbe, sapeva, e il Cristo dice, io gli ho fatto sapere tutto quello che lui dovrà soffrire per quel bel grande compito che ha, annunciare il mondo questi misteri qua, che poi San Pio X darà tutti anche in catechismo, che nessuno si interesserà. Lui invece lo sa, lo farà e sa quanto dovrà soffrire. E così chi arriva al punto di voler fare la volontà di Dio sa che si farà, ma non con i violini e con i flauti, ma con il pianto, ma un pianto beato, perché è il pianto della beatitudine di quelli che piangono, perché saranno consolati, ed è un pianto intelligente, perché sa con il dono della scienza cosa ha peccato, perso con il peccato, realizza cosa ho perso, cosa hanno perso Adamo ed Eva col peccato. Maledetto ricco che non prende neanche questi 5 minuti al giorno a riflettere a queste cose, perché c'è da fare sempre qualcosa, però queste sono le verità da riflettere. E poi ci vuole certamente la forza, e perciò si chiede il pane quotidiano, perché io non solo sapendo col dono di scienza cosa ho peccato, piango i miei peccati, ma voglio giustizia resa a Dio, e questo desiderio della giustizia crea in me una vera e propria fame. Beati coloro che hanno fame della giustizia, come Gesù Cristo che aveva sete del battesimo di sangue, come diceva in vita, perché doveva morire sulla croce per la gloria di Dio. E poi rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Allora sì che si supera la stangola più alta, perché questa poi è la mentalità di una santa Angela di Foligno: a chi ama Dio tutto diventa facile, anche saltare la barra di 2,5 metri, di perdonare di cuore,
Direte, bellissimo, qui siamo dunque nella spiritualità. Cosa c'entra? O diciamo così, non cosa c'entra questo con i problemi attuali del mondo? Perché ci sono i problemi, padre, lei ci parla del cielo, ma qui la gente muore di fame, non ha lavoro. Questi sono i veri problemi di cui bisogna parlare. E qui abbiamo l'Italia piena di neri, musulmani, questi sono i veri problemi. E lei ci parla del regno dei cieli. C'è o non c'è un rapporto, un legame? Dobbiamo cercare, per esempio nelle Sacre Scritture, perché questi problemi li avevano anche i Maccabei. Il popolo eletto era sempre sottomesso, sempre in schiavitù, e una volta libera dalla schiavitù d'Egitto ne hanno tante altre a casa loro, perfino i greci. Anzi, quelli proprio gli toglievano la fede, proprio li facevano circoncidere, dovevano andare via dal tempio, dovevano sacrificare gli dèi. Un grosso problema, veramente un'occupazione straniera. Qual era il problema per i famosi Maccabei? Per i famosi Maccabei il problema era uguale, identico, quello come quelli dei combattenti della Vandea. Qual era il loro vero problema? Come anche coloro che, su ordine della Santa Vergine Maria, fondano l'ordine del riscatto dei cristiani prigionieri dei musulmani in Africa. Tutta la lotta contro l'Islam nel tempo delle crociate. Qual era il vero motivo? Il vero motivo era il pericolo che i cristiani sotto le catene e sotto la schiavitù musulmana, cosa? Non sono più a casa? Non possono più lavorare, non hanno più la loro poenta, perché gada mangiare quei che mangiano loro e non più quello che hanno loro, che la loro cucina. No, il pericolo era essere costretti ad abiurare la fede, nei fatti e nelle parole. Questo era il movens per il quale si combatteva. Questo era il movente per il quale combattevano i Maccabei. E la cosa grandiosa in tutto questo, che è poi il segreto di chi ama Dio, e ce l'ha rivelato la Jeanne d'Arc, a noi la battaglia, a Dio la vittoria. Io intanto rimango fedele al mio Signore e Dio. Questa è la prima cosa in assoluto. E poi Giuda Maccabeo, dopo aver vinto numerosissime battaglie, si trova di colpo davanti un esercito dei siriani di 25.000 persone e lui ne ha 3.000. Quando questi 3.000 vengono ai 25.000, iniziano ad avere le ginocchia morbide e rimangono 800. E Giuda Maccabeo si scoraggia letteralmente. Dio lo permette questo scoraggiamento suo? Per rinnovare, riaccendere, riattivare, risettare il software soprannaturale della fiducia in Dio innanzitutto. E allora lui dice, ripresosi, sarà arrivato il momento giusto. Parte con gli 800, vede l'ala destra famosa, più debole, la schiaccia, la vince, la insegue sapendo che sarà certamente attaccato alle spalle dall'altra ala, ma dice, così si muore in onore. E poi c'è, vedete, Sant'Ambrogio, ve lo rileggo perché ve lo rileggo ogni anno, c'è senza voler. Perché non unire all'elogio di lui, di Giuda, quello di Jonathan, suo fratello, il quale con piccolo manipolo combattendo contro l'esercito del re, abbandonato dai suoi e rimasto con due soltanto, si rimise a combattere, respinse il nemico e richiamò i suoi che fuggivano a parte del trionfo.
Hai qui un esempio insigne del valore guerresco nella sua più nobile e più bella disposizione, che è di preferire la morte alla schiavitù e all'onta. Che dire poi delle sofferenze dei martiri? E senza cercare più lontano, i giovani Maccabei non rimportarono del superbo re Antioco minor trionfo dei loro stessi padri, che questi vinsero con la forza delle armi, quelli senza il soccorso delle armi. La piccola schiera dei sette fratelli, circondata dalle legioni regie, rimase invincibile. Vennero meno i supplizi, si stancarono i carnefici, ma non vennero meno i martiri. L'uno cui fu scorticata la testa, perdendo la sua bellezza, aveva inteso crescersi il coraggio. L'altro, avuto ordine di mettere fuori la lingua per essere tagliata, rispose: «Il Signore non ode solo coloro che parlano, egli che udiva il silenzio stesso di Mosè. Gli occulti pensieri dei suoi egli li ascolta meglio delle voci di tutti gli altri. Tu temi i rimproveri della mia lingua e non temi quelli del mio sangue», dice Dio. Tu temi i rimproveri della mia lingua, ma non quelli del mio sangue. Anche il sangue ha la sua voce, onda grida dinanzi a Dio, come gridò quello di Abele. Quale lezione dunque traiamo e quale risposta diamo al rapporto che c'è fra ricercare il regno di Dio, perdonare di tutto cuore e poi risolvere il problema dell'immigrazione in Italia? Sapete cosa bisogna innanzitutto capire? Che il rapporto è totalmente accidentale. Può o non può essere, ma una cosa è sicura: innanzitutto va cercato il regno dei cieli. E alla fine, in ogni caso, dobbiamo rendere la nostra anima a Dio. E i vandeani che hanno vinto e battuto, ma tanti di quei blu, alla fine sono morti martiri. E i Maccabei che hanno vinto, stravinto, uno dopo l'altro, è giunta la mia ora. Vado da colui il quale onore io ho difeso. Vedete, è una impostazione un po' diversa da altre impostazioni. È molto più anche felice vivere così, ricercando innanzitutto il regno di Dio, e tutto il resto sarà dato, sì, no, prima, dopo, non ha nessuna importanza. Questo è il principio mentale spirituale che manca anche da noi tradizionalisti, perché siamo maledettamente ricchi di nozioni, informazioni e discussioni. Cosa? Chiediamo la grazia di essere beatamente poveri e ricchi di una sola cosa: la ricerca del regno dei cieli. Per intercessione della Santa Vergine Maria, in nome del Padre, del Figlio, santo così sia, sia lodato Gesù Cristo. Sì. Sì.